Per mettermi in mostra gli occhi di lei che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Che perché che perché io le piacevo. Mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me tua moglie dove dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava tua ma di pietra io restai.
forma di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, 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 rimandando alla sera. Ecco ritornai, piangendo la sognai, sembra, ucciso Alessandra, la donna con la quale conviveva, sbattendole la testa, pum, contro il pavimento. Alessandra stava insistendo perché voleva uscire di casa. Carmine, 53 anni, prende a bastonate la moglie Lidia, 46, e la massacra di botte. Tornava sempre troppo tardi dal lavoro, troppo tardi. Vanessa, 21 anni, strangolata, con un cavo elettrico, legata ed avvolta in un lenzuolo e gettata da un cavalcavia dal fidanzato Pippo, perché aveva pronunciato il nome del suo ex. Mary, 31 anni, viene uccisa dopo una lite dal marito Giuseppe, con un colpo di pistola alla tempia. Basta un colpo e il gioco è fatto. Ciao Mary. L'ultimo giorno dell'anno, Daniele, 57 anni, ha esploso 6 colpi di pistola contro la moglie Letizia, la suocera Daria e la figlia Giulia. Poi si è accoltellato al petto, uccidendosi. Aveva perso il lavoro e aveva un sacco di tempo libero. Maria, 3 figlie adolescenti e incinta, viene bruciata viva dal marito Antonio perché non accetta la convivenza con l'amante di lui nella stessa casa. E dai, che se stringiamo! Daniela, 37 anni, viene scaraventata giù dalla finestra del terzo piano dal marito Dario, perché ha letto la sua chat su Facebook. Dai, ho detto, le fatte i cazzi tua! Tonino, 42 anni, picchia e strangola la moglie Samantha, 35, e la mura della cucina di casa sua. Così staremo sempre insieme, amore mio. Mirko, 30 anni, uccide la fidanzata Concetta e la madre di lei, Angelina. Poi si impicca. Prima di uccidersi, l'uomo ha tracciato sul muro questa scritta: è finito il buio e grazie al cazzo. Roberto, 58 anni, uccide l'ex moglie Stefania colpendola 80 volte con un mattarello. Erano separati, litigavano per i beni di lui e per il mantenimento dei figli. È stato uno di loro a dare l'allarme, uno dei figli. Stava uscendo dall'ascensore mentre il papà stava massacrando a mattarellate la mamma. Grazie papà, grazie! Fabiano, 41 anni, uccide a calci e pugni la convivente Alba, 59 anni. Poi chiama il 118 e dice che forse la donna si era sentita male, non respirava più. Ma forse! Giulio ammazza la fidanzata Silvia a coltellate e poi la conserva nel congelatore di casa, non si sa mai. Gian Pietro uccide Cinzia, prima strangolandola a mani nude, poi con il laccio di una tapparella, in seguito la soffoca con il cuscino e infine con un sacchetto sulla testa, quello che si dice l'ostinazione. Giuseppina, il marito la insegue e la investe con
con la sua Fiat Tipo. Il marito ferma l'auto, trascina la moglie tirandola per i capelli, la cosparge di benzina, le dà fuoco, Giuseppina brucia a terra e lui lo osserva, risale sull'auto e si allontana. Non è successo niente, un banale incidente. Gilberta esce di casa e va a fare jogging, Antonio la vede, la uccide a calci in faccia e quindi la violenta. Poi dirà: dovevo scopare, ho preso la prima che mi è capitata. Non fa una grinza. Antonio rientra a casa e trova la moglie Virginia che lamenta un malore, le somministra dei calmanti, ma lei continua a lamentarsi. Allora la uccide girandole il collo e rompendo l'arachide cervicale. Ogni pazienza ha un limite, no? Pietro, pensionato, colpisce la moglie Antonia con un piccone. Non la voleva uccidere, si sentiva umiliato e spesso prevaricato dalla moglie. Poverino, vero? Francesco, 53 anni, uccide la moglie Francesca, la suocera Irene, nella villetta dove tutti abitavano. L'uomo avrebbe ucciso la moglie soffocandola con un asciugamano sul letto e solo dopo avrebbe colpito a morte con un martello la suocera, che dalla sua camera continuava a gridare: dov'è mia figlia? Dov'è mia figlia? Che cazzo ne strilli, vecchia? Carlo, 31 anni, sgozza la moglie Cristina e i figli di 4 anni e mezzo e di 20 mesi, li sgozza. Poi va al pub a vedere Italia e Inghilterra e quando Balotelli segna, lui fa: